Sono stato iscritto alla CGIL per più di 40 anni perché ho sempre pensato che il sindacato fosse fondamentale per la difesa dei diritti dei lavoratori. Da quando sono andato in pensione mi sono reso conto che è altrettanto importante per la difesa dei diritti dei pensionati. Forse è anche più importante perché abbiamo a che fare con persone spesso fragili e qualche volta sole. Per questo ho pensato di dare il mio contributo come volontario SPI-CGIL per dare una mano ai pensionati di Lama Mocogno e Polinago. È un'atmosfera di grande difficoltà, soprattutto da parte dei pensionati, perché alle difficoltà che già hanno si sono aggiunte quelle del periodo del Covid e in più adesso tutte le complicazioni che riguardano l'informatizzazione, diciamo, dei servizi e in particolare per quel che riguarda l'identità digitale. E spesso queste persone non hanno un aiuto a casa, quindi sono in balia della tecnologia. Noi siamo fondamentali, ad esempio, per dare una mano in questo senso. È stato tutto un sogno. Sì, perché quest'anno la pandemia ha cancellato le tradizioni. Sono i 10 anni di un premio letterario che ha dato a Modena una grande memoria frammentata di tante persone, di tante testimonianze straordinarie della microstoria. Quindi questo penso che sia un traguardo importante come risultato di questo premio. Si parte dal Covid, si è parlato di questa chiusura che è stato anche un assedio della malattia e della paura che ci ha rimesso in gioco e hanno scritto e raccontato questa esperienza in una maniera molto personale, molto incisiva e molto profonda. Sono testi molto brevi, soprattutto saggistici, che mettono un tassello nuovo a questi 10 anni di storia non solo di Modena, che sono stati raccontati attraverso queste micro storie, questi micro racconti. Anche i miei compagni, ai quali voglio tanto bene e quindi vorrei abbracciarli, ma non posso. Ovviamente in questi anni non potevamo non parlare della pandemia e di quello che ha significato per quelli che hanno scritto per questo nostro concorso. Molte volte abbiamo proprio avuto momenti di commozione nel leggere quello che era la solitudine che questa gente ha vissuto in questa fase. Quest'anno festeggiamo i 10 anni di questo premio letterario. Andando avanti, noi vorremmo provare a prefigurare un po' il futuro e quindi cercare di uscire un po' da questo cliché di racconti di tragedie. Soprattutto quando potremo vederci, di coloro di avere ancora un po' di pazienza. La cosa che possiamo pensare è di realizzare un concorso, scriviti, disegna, stimolare chi parteciperà a questo concorso a comunicare attraverso i vari media, anche parola scritta che rimane fondamentale. Perché la solidarietà non ha età. E neanche confini. Perché Hauser ti ascolta e ti aiuta. Perché Hauser non ti lascia mai solo. Perché Hauser è apprendimento. Perché Hauser è accoglienza. Perché Hauser è gratificazione. Perché Hauser è impegno. Perché Hauser è conoscenza continua. Perché Hauser è consapevolezza. Perché Hauser non ti lascia mai solo. Ti ascolta e ti aiuta. Nessuno escluso. Perché Hauser è invecchiamento attivo. Perché Hauser è vicino a te. Per me Hauser è tutto.